Mister, la Cremonese ha pagato 5 minuti di blackout e che sono costati una sconfitta che è parsa immeritata per gioco espresso e occasioni create. È d'accordo? E questo è così, siamo stati puniti veramente oltre misura, anche perché in quei 5 minuti, insomma, il gol è un tiro da lontano e poi è una situazione, però è così, il risultato, questa situazione, 5 minuti ha determinato poi il risultato. Penso anche lei che i due gol concessi siano stati concessi un po' troppo facilmente. Ma abbiamo commesso qualche errore e siamo stati puniti. Però poi abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto una prestazione maiuscola e abbiamo raccolto troppo poco per quello che abbiamo fatto. Buon aiuto è stato sostituito al 45esimo, perché non le stava piacendo la prestazione oppure perché cercava maggior fisicità con Strizzolo? Giocando in questo modo ogni 3 giorni anche, e tenerli sempre tutti vivi, tutti anche dal punto di vista fisico, mi piace utilizzare questo modo di gestione. Cristiano aveva fatto una buona gara, non volevo caricarlo troppo. Con Strizzolo, insomma, era è stata una gestione fatta in questo modo. Valzania, schierato in mezzo al campo, ha disputato una gara di spessore. È una posizione che potrebbe ricoprire anche in futuro? Ma io credo che Malzania, il suo ruolo proprio credo sia quello. E tante volte, già io l'ho detto, lui è stato sempre utilizzato coprendo tutti i ruoli. Forse oggi è stata la prima partita che con me ha giocato a due e mezzo al campo e non avevo alcun dubbio che potesse esprimersi a quei livelli. Cos'è mancato quest'oggi per raggiungere un risultato positivo? Beh, chiamiamola come vogliamo, un po' di lucidità, cattiveria, un po' di qualità e questo fa parte, questa ci deve dare ancora una spinta per affrontare queste 4 gare con il massimo, massimo della fiducia. Manca ancora una vittoria con una delle prime 8 della classe. Può essere questo l'obiettivo di queste ultime giornate di campionato? Sì, assolutamente sì, adesso avremo. Pensando alla regina, affrontarla con questa voglia. Si torna in campo proprio come diceva lei martedì contro la Regina che continua a macinare punti. Come sono usciti i ragazzi da questa intensa partita? Siamo usciti comunque con tanta fatica e vediamo domani di recuperare. Adesso abbiamo solo bisogno di recuperare energie perché veramente si gioca a brevissimo.